Amici Trebi Meteo, un saluto da Luca Pace. Partiamo con questa edizione del TG di Trebi dallo scatto satellitare che ci mostra un'Italia prevalentemente sgombra da nuvole. Vedete prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, in particolar modo sulle nostre regioni centro-meridionali. Si tratta tuttavia di una calma apparente, in quanto già dalla tarda serata ci attendiamo un generale aumento dell'instabilità a partire dai settori settentrionali della nostra penisola. Quindi in serata ci attendiamo rovesci e temporali sulle regioni del Triveneto, ma anche sulla Lombardia centro orientale, localmente tra basso Piemonte e ponente Ligure, fenomeni anche di forte intensità che poi nel corso della notte si porteranno sull'Emilia Romagna, sull'Alta Toscana, ma anche sulle Marche e l'Umbria, anche in questo caso con rovesci e temporali localmente intensi. Instabilità che caratterizzerà anche la giornata di domani, infatti sarà un venerdì con vortice in quota presente sull'Italia che porterà sin dal mattino ancora rovesci diffusi anche a carattere temporalesco sulle regioni del centro Italia. Poi nel corso della giornata tutto il sistema perturbato si porterà verso sud con l'arrivo delle prime piogge in serata sulle nostre regioni meridionali. Cosa attenderci però nel weekend e poi per il ponte del 2 giugno? Ebbene, sarà una situazione ancora decisamente dinamica sul nostro paese, con variabilità spiccata, occasione quindi per schiarite, sì, ma anche per nuovi rovesci e temporali, in particolar modo sulle aree interne che localmente potranno sconfinare fin verso i settori costieri. Da segnalare inoltre il clima, che sarà decisamente fresco per il periodo, le massime infatti difficilmente andranno oltre i 23-24 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, ulteriori dettagli come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.